Mamma mia, chi l'ha da fare all'oggi? Oh, mamma mia, certo che i crio sono fatti. Uno un momento che si accalza, tanto che tiene più voglia di dormire. No. Allora se è così, domani mi chiamo Zan e mi chiamo dormire una volta. Sì, gli fa così. Vado, mamma sloga la mascella. Che posto un fatto che mi piglio lo stomaco, non hai capito? No. Che problema, che stupatore! Sto con servizio di domenica, e chi mi chiede su vuole sapere? C'è che domanda io? Al mio caro dottore! Certo che 6 mesi fa stemma meglio, quando si insomma un dottore era ancora zitto, era scapolo. Oh, però da femmina potevo, da amichetta potevo dire proprio niente, no, una bella e brava donna, sì, era proprio quello che ci voleva per noi, sì, insomma, per me e per essa. Però, questi nobili, ma come sono strano! Are, uno ha dormito in una stanza e uno in un'altra. Di che? Sì, vabbè, tu fui ancora a avere qualche chiamata notturna e giustamente non vuoi disturbare la signora. È lecito, però di chi? Con quella bella femmina che tiene. Ah, che maluto! Bah, fammi la cucina, va! Oh, signore! Ma un'idea è vacante! Allora quello non si era trovato stanotte! Madonna mia, questo me ne ho fatto pure! E quella povera femmina che l'aspetta di là fiduciosa! Madonna! Non va bene, non va bene. Buongiorno Stefano. Ah, buongiorno signora, buongiorno. Mio marito si è alzato? Vostro marito? Voi avete un marito? E da quando vi siete sposati? Non mi avete detto niente. No. E come mai? Ma Stefano, mio marito, come? Ah, quel marito. Oh, pensavo che il vostro marito... Si è svegliato sì o no? Si è svegliato sì o no? Ripetete la domanda. Si è svegliato sì o no? Sì o no? Sì. No. Sì. Stefano, no. Sì o no? Sì o no? Un po' turbato stamattina. Ti ho turbato io? No, assolutamente, sono tranquilla! Vabbè, ho capito, vado a svegliarlo io. No, non andate, non andate. Perché non dovrei andare? E perché non dovrei andare? E perché? Perché il signore di là che è malato. È malato? Malato, sì, è molto malato, sì. È malato e qui non ci può andare. Allora, io dovrei andare. No, cioè, che malato ho detto? Oh, ma no, malato così, e che ho aperto le finestre. Le finestre? Sì. Mentre mio marito è malato? No. Ma Stefano, ma sei impazzito? No, non andate! No. Ma io ho fatto quello che potevo. Di più non si può. Ma il letto non è disfatto. Ah. E allora mio marito ha passato la notte fuori. Ah. Ti faccio i miei complimenti, Stefano. Marito, ma ti ha da pagare proprio boom questi servizi che gli rendi. Ma no, signora, non dite così. Io l'ho fatto, ecco, per non recarvi dispiacere. Ah sì? E toglieteci pure grazie. Se volete. Certo, che dopo 6 mesi di matrimonio è proprio uno schifo. No, signora, non andate, signora, la colazione che ho fatto, che... La colazione... Mannaggia, quella mo se ne aiuta. E qui l'ha ancora zero dire. Ma quella bella colazione che ho fatto con tanto amore, che gli ha fatto? Ha chiesto tutto cosa? Ma me la freghi io. Ti frego un po' qui, biscotto. Fammi dare tutto, complimenti, ci ritiriamo quando vogliamo, passiamo la notte fuori, ma bene. Allora, hai fatto scandatosi disgraziato, non mi faceva pagliare la matta, mi faceva pagliare, non gridare, ancora sapesse svegliare mia moglie, stai zitto. Quello se vuoi già tutto così, a giudicare dalla faccia, ma... Comunque se il signore vuol dar retta ad un amico... Ad un amico? Quale amico, Stefano? Quale amico? Sto chi qua, chi è? Stefano, per piacere! Stai zitto e non dire stupidaggini! E non ti prendere certe confidenze!
Madonna, mia moglie sa già tutto, quindi, madonna, mamma fa, mannaggia la miseria. Stai zitto, comunque, non mi fare innervosire più di quanto sia già di saia. Che... Ma tieni, fa male la schiena. Tutta la notte, pizza la strada di dormito. Guardi questi, tutta la notte in mezzo ad una strada, tutta la notte sopra la panchina di dormito. Sono distrutto, guarda, assiderato, annientato. Ah, e quando vorrei dire che io mi ballo del circolo, Stefano? Siamo andati al ballo del circolo! Ma bene, andiamo a ballare, ci ritiriamo quando vogliamo! Ma bene! Stefano, fatti gli affaracci tuoi e non ti intromettere nelle mie cose, non mi far gridare, per cortesia! E vabbè, mi facci fatta mia, me li faccio! Però, a giudicare dalla faccia, so vedo che stanotte avete tutto facendo un galluccetto! Sparisci, mo! Chi? Sparisci, qua sparisci! Cretino! Naccia la miseria! Io lo sapevo che a quel ballo del circolo non ci dovevo andare! Ma quella diavola di Susanna fa di me quello che vuole! Uno per principio non dovrebbe avere come amante la propria paziente e per giunta pure sposata. L'idea del circolo è stata un'idea sua. Alle 2 ci vediamo in piazza. Che cosa voleva dire? Aspettami in eterno. Io l'ho aspettato come un cretino, l'ho aspettata lì davanti. Quando me la sono vista davanti poi la cruda realtà, me ne sono andato via. Tutto assiderato, sconfortato. Arriva a nazzare la porta qua, che se mi accorgi di andare io. A porta non la potevo sfondare, sennò tu usciteva a mi chiedevo di te e non potevo aprire. Come sono sfortunato. Papà, momo fazza una bella tisura. Se no che cacchio di che sono. Eccoti finalmente. Cara. Come sì, mattutina, cara. Se non sbaglio anche tu, no? E in che senso? Andò dormito stanotte. Non ho capito. Andò e passò da tutto. Ah, ecco, quindi la domanda è dove ho passato la... te come attendanti, dì? No. Non ti ho detto vado da Bruno? Da Bruno? Ed hai passato tutta la notte che è stato? Tutta la notte ho dovuto vegliarlo perché se non... Sì? In abito scuro. In abito oscuro, sì, certo. Perché vedi... Vedi, purtroppo Bruno... Guarda, ti volevo tenere fuori da questa tremenda storia, cara. Il povero Bruno sta molto male. Allora abbiamo pensato, sì, malissimo. Abbiamo pensato noi, suoi amici medici, e per non dirgli le cose come stavano, abbiamo pensato di organizzare un ballo a casa sua. Almeno sì, così ballando e cantando, ci accontammi fatto con Steven senza far capire nulla a lui, anzi dandogli la parvenza che stavamo festeggiando. Per esempio uno faceva tu vedrai che presto accadrà, certamente lui ci lascerà col colera che lui giacia, e nate un dalla parte mia faceva presto tardi di morirà. Ma capito? Ho capito. Quindi il signor Bruno deve morire? Sì, ma terribile. Bruno deve morire. Povero Bruno. Il signor Bruno. Signor Bruno, sì. Voi state bene? Aspetta da me. No, ma caro, perché vuoi che stia male quando lui stesso a dire di stare benissimo? E che cosa vuoi che ne sappia lui? Lì che è medico lui, che può sapere certe cose, te dite che stia malamente. E sto male, ma sto male. Ma come, signor Bruno, non ricordate di essere malato? Sì. E che mio marito ha passato tutta la notte con voi. Lui la notte con me. Vedo come stimo fregato che non si manca accorto. Curatevi, signor Bruno. Ma è vero che è una malattia che dura ormai da tanto tempo? Sì, una malattia cronica. Cronica. La vostra fortuna sono le meno mortali. Meno morire. Non ci sono dubbi. Ma rete mamma faccio i corna. E io c'è che riesco tutta casa a mamma. No, mamma no, vero. No, mamma no, ti prego, vero. Mamma no. Ma perché, dico io, perché morivi sempre nei momenti meno opportuni? Ma è possibile che non capisci mai nulla, poi? E che ci sta da capire? La situazione! Quale situazione? Se io ti avevo messo in agonia, tenevo le mie buone ragioni, potevo rumanì, no? Ma bel, mi dicevi che non faceva venire. Vabbè, che sei venuto a fare, dai? Ti ruberò solo 2 minuti. E ci voleva mancare. Stefano! Avete chiamato, signore? Stefano, vieni immediatamente qua, tu. Io? Vengo sì, là? Sì. Allora, quando è sto... Stefano. Sì.
Tra 5 minuti vieni con un bigliettino da visita, uno qualunque, mi raccomando, che è scritto così a sto scucciatore Mulev Taranz, forza. Non vi preoccupate, facite fa a me. Sì. Ma chi è qui? Allora, dunque, devi sapere, un anno fa, in seguito alla mia eredità. Quale eredità? I soldi che mi ha lasciato zia. Ma chi cazzo sta da così? L'unico problema che... qual è il problema di queste case? Che queste case... Io non riesco a trovare chi mi faccia affattare. Allora mi è venuto in idea. Tu mi dici, quei dì ti è venuto. Che tu mi puoi aiutare a far affrontare queste cose, capito? Con tutti i clienti che dite, i pazienti che dite, capito? Allora mi puoi aiutare a fare affrontare queste case, capito bene? E mai perché ti per un zanzetto a me? No, ma... perché devi sapere che le mie case sono tutte umide e malsane. Allora i cristiani sono pigliati a frutta da bimbi a cicci a popo a che di a che di. Allora sono ammalati, capite? E non è io a farsi curare. Da me che sono il dottore. Bravo, hai capito a me? Adesso ho capito che cosa. Bravo. Questa è la mano che ti servirebbe, disgraziato. E ti permette a venirmi a disturbare per dirmi queste cretinaggini, eh? E poi dico, fanno tutto a questi schifi, sti schettini. No, c'è ad esempio un appartamentino completamente ammobiliato, via Mario Pagano 18. Prima doveva una sarta, se la sarta se ne senza pagare, ma la sud senza bagnare. Ma il fatto della sarta è molto strano, capito? Perché questa è qua che se ne niente senza bagnare, ma la sud senza bagnare. Allora da oggi a dallo domani sono rimasto senza bagnare. Ma ne frega a me da sarta, Bruno! Ma bello, perché appartamento è un mino da sarta. Capito, ma potevi scegliere un altro momento per venirmi a parlare di sti cose. L'hai visto che ti è ancora frescita con i cose che mi chiedono? Mi date cadina, mi chiedo. Ah. Mi l'hai perso. Meglio così. Come meglio così? Cioè scusa, mi dispiace che l'hai persa. Mi è stata portata via in 5 minuti. L'attacco di cuore? No, danno sul due. Sul due? Sì. Cos'era per dire? Sì, mentre stavo camminando per un corso, a un certo punto si mi ha dovuto andare alla stazione. No. Allora io ho detto, amore, io vado un attimo a comprare le sigarette. Sono io due, sono uscito a fare un aglio in chiudere. Signore, di là c'è un signore che vuole parlare con voi. Questo è il suo bigliettino da visita, uno qualunque. Idiota. Ma Bruno? Sì. Mi dispiace, è uno scocciatore che non posso fare a meno di ricevere. Ah, è facile un trasito, andi che fuccio, non mi preoccupate. Non signore, questo mi vuole vedere da solo, questo qua, hai capito? Ah, non mi preoccupate, questo, io lo so come si fa con questi scocciatori, fa le trasi così usate. Non si può perché mi vuole. Come si chiama? Come si chiama? Si chiama Fragnito, ecco. Fragnito, oh, conosci il maestro, cioè, no, fa le trasi così usate. No, non è lui, è il padre. Qua, tu conosci pure il padre. E allora sarà un zio e non vuole essere vista, facciamo allora, partire da là. Allora facciamo così, no. Facciamo così, giovanotto, io mi vado da là all'ingresso. A un certo punto vi consegnerò il mio bigliettino da vista. Voi entrerete qua, direte che sono uno scorciatore che siete costretti a ricevere. Itres e questo è voce. Itres e questo è voce. Itres e questo è voce. Madonna mia. Dottor, ma io dico una cosa. Voi siete il medico di Nannolo? Sì. Voi volete, voi volete guadagnare quello? Ma perché non ci dite una bella medicina sbagliata, che sacce, un po' di stricchinino, un po' di cianura? Gli avete una bella idea, Smettila di dire stupidaggini. Possibile che tu dici sciocchezze dalla mattina alla sera. Però il pomeriggio mi riposo. Senti, io mi vado a riposare nella mia camera, Non mi voglio svegliare per niente. Svegliami, non lo so, domani, dopodomani. Domani, dopodomani. Sono stanco. Andiamo posso dare la porta, va. Prego, prego, accomodatevi. Buongiorno Stefano, mio genero e mia figlia, presto! Subito! Signora Vida, c'è vostra madre, signore, c'è vostra suocera, e vai! Oh mamma! Madonna, mi ha scritto mia suocera, ci manco stava lì! Ecco qua! Beh, buongiorno caro genero, e voi che fate, non mi salutate? Buongiorno cara suocera, lo stavo proprio per fare. Sapete però lo shock, no? Uno si addorme senza strada che quando si sveglia se ne trova uno pannanza. Ah, ma perché dormivate? Sì, che si vede? Beh sì, in effetti è vero. Sì, tenete proprio una faccia brutta. Ah, veramente? Una faccia brutta, sì. Siete uno... un'indovina, siete. No, di uno che ha dormito assai. Bene. Figlia mia, figli cari, è l'emozione che ho nel rivedervi. Genero? Sì. Che vita fa? Avete un funerale? Tutto vestito di nero? Come no, se fa? No, niente, mamma, che un signorino ha organizzato un ballo per uno dei suoi malati. Un malato, che te ne agonia cronica. Un ballo per un malato? Sì, perché quando il malato in questione è un amico, si organizza il ballo del malato.
Tenete un po' che ve la affrontate. Un poco, che si sente? Beh, tu non ci prepari un decotto a tuo marito? Ecco, appunto. Mio marito se li fa preparare in casa dei suoi balati, quando organizza i consulti coreografici. Beh, però sì, un po' cace, perché un marito... No, un bello po' cace, no, un bello po'. Ma calmatevi, ragazzi, ma calmatevi. Quando marito e migliere fanno all'ita, che cosa c'è? La miglior cosa è l'intervento della suocera, Signore, sì. Il signore di prima... Madonna, è ancora qua, sta... Madonna, io non lo sopporto più, Stefano, ma perché fa così? Te lo giuro, la prossima volta che si ammala io lo lascio lungo, lungo per terra. Lungo, lungo, curto, curto, andiamo. Vabbè, vabbè, fa una cosa, Stefano, fai una cosa. Sì? Vai di là, prendi il mio camice e portalo. Avete detto, signore? Il mio camice, prendilo e portalo. Oh, ma è troppo buono il signore! Ringrazio molto il signore! Ah, il camice! Il camice! Ah, ti ha domani di scritto di arrivare il camice! Dottor, allora mi volevo dire! Sì, hai ridicato! Vatti a mettere qua dentro e sparisci! Ma tutta questa confusione in questa casa, ma insomma, ma che cosa succede? È il mio amico malato, quello là! Ah, quello è... E che te? C'è una malattia contagiosa che quando una la prendi non gli passa più! Addirittura? Comunque, io qua non lo so, le cose non mi sembrano giuste, vi vedo un po' strani. Genero, lo sapete cosa dovete fare voi? Che devo fare? Voi una vita lì, ma vita lo vado avanti perché io devo parlare da solo. E che faccio? Fate la comandante dentro casa mia? Ma questa mette paura, beh, sciop! Vabbè, me ne vado. Me ne vado. Ecco. E mia moglie tace e continua a tacere. Oh. Se la dici, se ne aiuto. Vero, vero. Ma se può sapere che ti incontra marito? Oh, mamma. Mamma, come sono infelice. E perché? Mio marito ha passato la notte fuori. E quando? Stanotte. E chissà quante altre volte l'ha fatto senza che me ne accorgessi. Come? Com'è che tu non te l'accorgi? Scusa, non dormite nella stessa camera? No, io dormo nella mia camera e lui nella sua. Oh, madonna mia. Vero, dormite in due camere separate. Ma io dico, figlia mia, la camera è in comune, la camera in comune è la salvaguardia della fedeltà coniugale. Veramente? Ma certo, è elementare, è matematico. Dottore... Il tignoso! A me. La mia... A me. Scusate, signore. No, giovanotto, allontanatevi, Scusate, signoria, chiama la casa, signora. Io volevo parlare con il dottore. No, per mettervi d'accordo, Chris. Certo che hai bacito proprio un bello mestiere. A me, allora, che state lontane, che qui è contagioso. Giovanotto, voi siete malato e allora andate a mettere a letto, vi stendete e fate il malato! Ma chi va a dittarlo, signore? Permettete che mi presenti. Allontanatevi. Che mi mischiate. Allora, non cade, ma che questo? Ma io dico tuo marito, i malati se li deve portare fin dentro casa. Ma non mi sono impedita. Lo so, che cosa stavamo dicendo? Di tuo marito che ha passato la notte fuori. Sì. Però... insomma, hai scoperto qualcosa? Sì. Se potete capire questo, dove sto? Sì, sì. Ecco, nella tasca della sua giacca ho trovato questo guanto. Un guanto? Un guanto. Da femmina? Sì. Oh, madonna mia, questo è un indizio, vero? Andizio. Questo è un indizio, cioè, questo capisce di certo, cioè, come un guanto da femmina in dei sac. E hai trovato qualche altra cosa nelle sue carte? Hai visto qualcosa? Non hai visto. Non ha visto niente. Senti, per cortesia, vero, va a tenere un po' della pure tu. Sì, va, ci ho finito tu, mamma. Ci penso io a parlare con quel signorino. Vai. Questo dorme all'ambito proprio. Ah, ma questo poi deve fare i conti con me. E certamente. E lì si pensa, lui che passa la notte fuori così. Caro Genero, uscite un po' che fare dalla End, momo! Cara suocera. Caro maritino di mia figlia. Sapete cos'è? Tu? Un guanto. Un guanto. Ma quanto è bello. E di chi è questo guanto? Ma è il mio, di chi volete che sia. Lo stiamo su? Sì, per favoriamone più piccinone, certo. Ma non dite fesserie. Ma non dite fesserie che c'è la misura, 6.5. No, quello sembra è 9.5, quel perché praticamente si è bagnato l'umidità e con l'umidità si è allungato, si è stretto e si è accorciato, capite?
Ma voi pensate che io sia una stupida? No. Voi potete prendere in giro mia figlia, ma non me! Voi siete un marito abominevole, voi siete un dissoluto, passate le notti fuori e per giunta vi ritirate con i guanti da donna nelle tasche! Ma non è rumè questo che dice! Giovanò, voi se prendete per festa la figlia mia, vi fai conto con me, avete capito? Oh, e basta, eh! Che noia, che noia! Che noia! Voi ci avete giurato fedeltà! Ma non a voi! Beh, e il codice cosa dice? Che la moglie deve seguire il marito e quindi lui va a seguire! Un codice dice la maghiera, no asra, che ci ha avuto un cacciunilla, prezzo! E quindi voi cosa vorreste fare? Separare una madre da sua figlia? Oh, io non voglio fare nulla, va bene? Io dico semplicemente che non va via a far capizia le cose che non vi interessano in mezzo alle questioni che sono mie e di mia moglie. Quindi mi state cacciando. Madonna. Voi mi state cacciando dalla casa di mia figlia. E metti che me ne vuoi, che sta femmina, per modo di dice, faccia riperdere la pazienza per una giorno. Ma voi vedetelo. Ma voi vedetelo, che faccia tosta. Ah, ma io me ne vado. Io me ne vado, certo. Non voglio stare un minuto di più in questa casa. Ah, ma non me ne vado mica dalla città. E no, ma gli ha trovato un bel appartamentino, sì. E rimango qui. Signora, mi serve un appartamento. Il tignoso, un'altra volta. Signora, mi serve un appartamento. No. Serve un appartamento completamente ammobiliato. Prima sì. Campo di una Allora, parlate da lontano, giovanotto. Tengo un appartamentino completamente ammobiliato, prima vabbè di una salta. Un appartamentino, non mi interessa di questa salta, ma è sano. È certo, è sano. È sano. Va bene. Signore, questo appartamento te lo fai scappate. Le scappatelle, giovanotto, le scappatelle a me! No, dove avviate voi, signora? Già me lo affittate, sì o no? Sì. Allora, signora, via me la pagano 18, prima vabbè di una salta. Sì, non genero! Non lo voglio nemmeno vedere. Me ne vado! Signora, 18, la sazza, senza pagare, la sazza, senza bagnare. Se ne aiuto, non la sopporto a quella strega. Mamma, ma non sto prendendo cannella. Roba la faccia, usta, sta sempre lì a dire, a farsi, a far cassa mizia, hai fatto niente, maghiera. Comunque a te giusto a posto, stavo pensando. Sì, a me. E stavete, ti devi cercare. Sì, sì. Senti, quell'appartamentino ancora. Via Mario Pagano 18, prima la sazza, senza pagare, la sazza, senza bagnare. Me ne importa niente della sazza, quando se potete vedere. Quando volete, via Mario Pagano 18. Lo so, vabbè. Senti, a te ti posso fare una confidenza. Sì. Questo appartamentino mi serve per una... Vedi, io ultimamente ho una relazione per il momento solo platonica. Hai capito? Per il momento è una relazione solo platonica. Che è successo? Non lo so. Che ti vivolo, mamma. Dico una relazione solo platonica. Platonica. Con una donna. Veramente una fe. Che fino a poco tempo fa era una mia paziente. Ah, che malattia ne ci hai fatto passare la malattia. Ma a me? Allora non ci viene chiuso. Sì, no, però il fatto che lei è sposata, hai capito? Solo veniva a sapere un marito. Solo a sapere un marito, io non so niente, lui non sa niente, quindi non ci facciamo vedere. Allora. Sono fatti i suoi, anche perché io di certe cose non mi ci fico. Quindi, quando possiamo vedere? Via Mario Pagano 18, prima va per la salsa. Vabbè. Quando volete. Allora, quando la possiamo vedere? Quando volete, via Mario Pagano 18, prima va per la salsa. Non mi importa niente, ma se fai una cosa, non voglio sentire più sto fattasa. Vai a preparare il contratto, così lo finiamo. E se vai con te che niente, mi ho capigliato i fogli da macchina e vai. Non vedo l'ora di abbracciare Susanna. Stefano! Stefano, e tu che hai fatto? Ti sei messo un camice me? Signore, voi che cosa avete detto? Vai di là, prendi il camice e portalo. E io l'ho preso e lo porto. Porto, ma non copita la puttana, chi è che ha bussato? La signora Susanna. E tu che hai fatto? Lasciate innanzi alla porta. La faccio entrare. Certo, no, lasciate innanzi alla porta. Va. Prego, prego, accomodatevi. Che avete sto? Stefano! Sparisci da qua! Oh, Susanna. Amico mio, finalmente. Susanna. Oh, scusatemi. Non vedevo l'ora di vedere. Sì, sì, lo so, vi ho lasciato da solo ieri, ma mio marito non mi ha lasciato cattivo, un attimo. Cattivo, anche tutta adesso notte. Mi ha voluto accompagnare. Tutta la notte sopra la panchina mi hai fatto dormire. Ma ti metti a dormire, i reni sanno spazzato sopra qua la panchina, però io ti perdono perché io ti amo. Quanto siete tentatore! E io sono colpevole di ascoltare le vostre dichiarazioni, caro! Non devi dire queste cose, Susanna. Ecco, per una cosa la devi pensare, che noi non possiamo più vederci qui in questa casa, dove ormai i vicini stanno tutto quanto di orecchi a pazzicato sopra le mezzanine. Si accorgerebbero subito che non si tratta più di una paziente con il proprio medico, ma di due anime che si amano. E che prendono in volo. No!
Per il paese dell'amore. Ma sapete che è la prima volta che mi capita? Oh, e io sono tentata, sì, ma solamente per un amore etereo. È eterno, anch'io. Sì. Ma voi lo sapete che io sono fedele a mio marito? Madonna, pure io sono fedele a mia moglie, ma non so geloso. Ma dove ci vediamo? Sì, facciamo così. Ecco, sì, avrei per l'appunto pensato di vederci in un campo neutro, Susanna. Un campo? Sì. Beh, io preferirei un appartamentino. Sì, non un campo galerno, Susanna, un campo appartamentino, un tutto ammobiliato in via Mario Pagano 18. Solo prima. Noi? Solo noi, certo. Oh. Chi vuole venire qui? Oh, mamma mia, come sono tentato, sono tentato. Dottore! Sta bene, dottore, sta bene. Capito? Sempre il momento meno adatto. No, vi volevo dire che da là c'è un certo anatolio al marito. Marito, ma... Vostro marito? Sì. E tu, mi fate entrare in marito da signora? No. Allora si può... Allora si può ma perché? Lo avete fatto sentire? Come mi siete permesso? E adesso io come ne oh, andiamo a fare la signora. Io non lo voglio vedere, non lo voglio conoscere. Ma io voglio... Stefano! Prego, accomodatevi, prego. Mamma mia. Comodo, comodo, non si inchini. Susanna? Sì, caro. Sono salito solo per un breve consulto. Sì, caro. Tu hai finito? Sì, ho finito, caro. Vuoi andare? Schiattare! Sì, vado! Sì, vado, vado, vado! Non ci sono più! Le donne di una volta? Permettete? Anatolio Albanese, capitano delle guardie, in congedo. Possiamo parlare? Parliamo. Ci possiamo sedere? Sediamoci. Bene, vedete. E dopo siamo soli? Siamo soli. Bene. Vedete, da un po' di tempo, da quando sono in congedo, che quando mi agito ho delle perdite di sangue dal naso. Ma la cosa che più non tollero sono dei momenti di vuoti. Io non mi ricordo più quello che ho detto. Non mi escono più le parole. Che dite, sarà grave? C'è un rimedio? Eh? Un rimedio, una soluzione. Un rimedio? Sì. Ah, un rimedio? Sì, sì, come, certo. Dunque, ecco, prendete la chiave della sala da pranzo, sì. La chiave della sala da pranzo? Sì, 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 prendete la chiave della sala da pranzo e la mettete dietro la spalla. Dopodiché prendete la vostra bella faccia, the face, compreso il vostro naso, the nose, la vostra bocca, the book, Facebook, e le immergete in una bacinella bella piena d'acqua, fate una bella full immersion, e questo è il rimedio. Sì, è per respirare. E respirare, è come una vita respirata, però sembra che fu scaffuto da bacinella. Ho capito. Volevo una cosa più... Ad esempio, guardate la mia lingua. Avvicinatevi senza indugio. Mamma, che schifo! No, è bellissimo, è bellissimo. Perché secondo me la mia è migliore. Guardate qua. E poi la mia è bella, è lunga, affusoluta. La vostra invece no, è corta, è arrugnata. Sì, 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 ho capito, ho capito, ho capito. Questi sono problemi seri. Io capisco che voi, dottore, volete drammatizzare, però... Ma io non so, dottore. Non ho capito. No, voi avete detto dottore, ma io non so, dottore. E chi siete? Un camariro. Un camariro? E che mi avete fatto parlare col cameriere? Io sono un tipo democratico, io parlo con cani, con porci. E chi mi ha dato il permesso di parlare con me? No, porci tutti sullo stesso piano, dobbiamo, ecco. Voi non sapete chi sono io? Eh sì, come? Non mi ricordo, sapete. Siete entrato, siete ecco. Là, siete entrato, vi siete fermati qua. Cioè, Anatolio Albanese, il capitone in congelo. Silenzio! Io non voglio parlare con voi, è chiaro? Oh, voglio parlare con qualcuno alla mia... Ecco qua. Con qualcuno alla mia altezza! È chiaro? È la sua altezza. Chi ha parlato? Ah, siete voi? Ecco qua. Dottore, questo bel imbusto, questo villano, si è approfittato di me. In un momento di confidenza mi ha estirpato dei segreti. Segretissimi! Tutto ciò è intollerabile! Voi non sapete chi sono io. Io ho fatto la guerra in Abissina per le conquiste dell'Etiopia! Non mi ricordo! Già. Quando voi pungevate ancora le mammelle alle vacche! Ma qua stavo facendo una io! Ma io vi faccio vedere io chi sono! Io richiedo la corte d'assise! La corte marziale! È chiaro? E ora con me, l'inno d'Italia! Forza, cantate! Cantano. Fratelli d'Italia, l'Italia, sedesta, sedesta. Cantate! Vado, sedesta! E non finisce qui! Non finisce qui, la canzone non finisce qui!
Ma chi è? Ma che ne sa, c'è venuto qua, ha detto io c'ho, mi esce il sangue dalla testa, c'ho gli indoppi di mente. Non esce proprio, secondo me. Vi dico tutte queste cose, ve le dico in confidenza, ma mi raccomando, voi non lo dite a nessuno. E tu come gli detto a voi? Perché mi dice a me? Beh, il dottor Nosso ci ha da fermare un contratto. Un contratto? Sì, sì, un contratto e ci ha affittato la casa. Sì, mi hanno pagato il giotto, prima per vedere una sazza, senza pagare, ma la sazza senza mangiare. Perché il fatto della sazza è molto buffo. Perché io mi spiego. No, a casa, quella mia zia, me l'ha lasciato la. Devo andare in cucina, c'ho l'arrosto che si arresta, Arrosto? Ma no, ma come andiamo? A chi c'ha gli appunta sta cosa? Quello l'hai fatto della sazza è molto buffo, perché sarto oggi e sarto domani, il fatto della sazza. Capito? Mi ha lasciato senza soldi perché prima mi era pagato 18, mi ha potuto andare santo, senza pagare, ma senza mangiare. E un giorno. Parte, fammi controllare. Uno non si può mi lamentare, ma voi siete un negriero. Ecco qua, amma fatto negriero, amma ruota la frutta, amma ruota. Ruota la frutta, almeno mangi uno poco, perché già la faccio io, ma che stanchiuta. Stefano, Stefano, per cortesia non dire stupidaggini, forza prendi questa cosa e mettila un po' più, dai. Più qua. Sì, c'è un po' più qua. Più là. Ti sembra che possa stare qui in mezzo, forza, metti qua. Qua. Più di qua, più di qua, più di qua, qua. Ma perché l'hai appostato? Va bene qua, dai, va bene, basta, qua. Basta. Dottor, dicitemi una cosa. Ma di chi? Ma che quella bella migliore che tenete? Ma è possibile che la vita gli facendo un calucino con tutta la di femmina che poi tra l'altro sono pure sposato? Eh? Stefano. Stefano. Quante volte ti devo dire che su queste cose ti devi fare i fatti tuoi, eh? Che io già gli scrupoli mi faccio venire per conto mio. Vabbè, i miei faccio, i fatti a me. Però dopo non decidi che non va che va vissuto. Non venite a chiagno suo po' cuore di Stefanucci, che però il cuore ci dà qua. Stefano, ma... smettila di dire stupidaggini e muoviamoci. Perché io non voglio che appena arrivi la signora, non voglio che ti trovi qua. La signora! La signora! Stefano. Tra poco viene la signora. La signora. E non aggiungere altro. E non aggiungere altro, eh? E non voglio che la signora ti trovi qua. La mia bella Susanna. Ecco, stavo pensando effettivamente a come. A come accoglierla, a come. Non lo so, magari pensavo qualcosa di particolare. Farmi un ballo. Che cosa ne pensi di un bel ballo? Scusa, dottor Icca, questa fa. Ma sì. Mi metto dall'angoletto e vi faccio una bella serenata. Ma no, Stefano! Intendevo dire un ballo, io ho bisogno di fare qualche passo di ballo perché non ricordo come è un ballo, avevo pensato magari un valzer, ecco, perché io non la voglio subito aggredire questa donna, le voglio essere galantuomo, voglio che senta la mia passione, il mio desiderio, e che nel ballo per l'appunto è l'ideale. Vieni qua, facciamo una bella prova, tu fai la femmina e io faccio il maschio. Volete fare una prova con me? Sì. Ma lasciamo sto uno come sto, ci dotto che me. Ma con chi la devo fare questa prova se non con te? Forza, non discutere, chiaro? Che devo fare? Alza le balze così. Così? Così, più basso. Così. Più in alto. Più in alto. Ma Stefano, a così. Oh, sei pronto? Va bene. Sì che mi piace sto balla. Sì che non me ne ero accorto. Che so. Che il rumpac. Ehi, dottor, voi non mi avete sfotto a me, perché io sono peccato, ma e siete voi a così? Ma. Vabbè, ho capito, ti chiedo scusa. Concesso. Buon pronto, ci andiamo là. Facciamo un'altra prova che questa non mi è bastata, forza. Allora, faccio il maschio. Dai, su, forza, fai la femmina. Alza le braccia. Abbassa le braccia. Oh mio Dio!
Alza le braccia, va bene così. Sei pronto? Un gallo in bronzo, tu dici, sparisci. Sì, me ne vado. Sparisci. Che con te non si può fare niente, sparisci. Un gallo. Forza. Vai via di qua. E chiudi, chiudi. Oh, finalmente soli. Questa piccola casetta la farò diventare la mia alcova. Sì, sì, li metterò una bella dormose lì. Vi immagino. Una bella dormosa. Con delle lenzuola di seta pura provenienti dalla Cina. Lì li metterò una bella abat-jour con un tavolino per degustare le nostre leccornie, le nostre cibanze preferite. E poi farò fare due belli spogliatoi un po' più grandi di questi qua. Ah! Che bello pensare alle donne! Le donne sono la mia rovina! Le donne! È scabroso le donne, studiar son dell'uomo la disperazion, dentro e fuori mistero, e se son donne eterni, dei. Oh, Susanna mia, piccolina, non vedo l'ora di stringerti. Sono qui. Ah, dove che stai, Susanna? Ah, stai qua. Sì, sapete che così mi da stare affacciato al balcone. E la porta? Ma quale porta? La porta, non la chiudete la porta? Certo che la chiudo, già la porta. La chiudo subito, la serro per voi. Susanna! Ecco qua. Susanna, non vedevo l'ora di stare finalmente solo con voi. Oh, ma non c'è pericolo. Ma che pericolo volete che ci sia, Susanna? Se qualcuno ci vedesse, sarei davvero colpevole, caro. Ecco appunto, Susanna. Se qualcuno ci vedesse, ma noi stiamo completamente soli. E non andremo là da così che mi faccio trovare la casa per me. Oh, passerà. Sì. Mio marito, che è militare, dice che anche i più valorosi tremano sempre all'inizio del fuoco. Ah, sì? Ma poi tutto passa. Sì, così dice lui. Sì. E allora facciamo tutto. Oh, no. È impossibile. Perché? Sì, perché mio marito Anatolio è giù da basso e potrebbe salire da un momento all'altro, ma non vi preoccupate, tranquillo. Ah, quindi vostro marito... Hai portato tuo marito qui giù? Ma sì! Ma Susanna, ma siete impazzite, ma come? Ma no! Ma calmatevi! Mi devo calmare, Susanna. Vostro marito sta lì giù. Vi ho detto di non venire con nessuno, di venire sola. No. Io gli ho detto che andavo dal sarto. Ah, sapevo bene. Sapevo che questa era la vecchia abitazione di una sarta. E così mi è venuto l'idea. Ah, mi togliete un peso. Dai. Mi togliete. Certo, mi è molto seccato che mi accompagnasse, ma non potevo assolutamente rifiutare. Altrimenti avrebbe sospettato di noi. Quindi sta giù. Poi non mi volevo far attendere più con me. Oh, la mia buona, perché, Susanna. Ma perché vi agitate così tanto? Ma guardate! Ma mi riguardo, Susanna mia! Ma il fatto che vostro marito Anatolio sia laggiù in basso mi mette un disagio terribile, guarda, mi sembra di camminare sull'orlo di un precipizio, Susanna! Oh, amico mio, quanto siete caro! Ma voi siete felice? Ma certo che lo sono, Susanna. Ma io vi sento freddo. Freddo? Sì, sono sicura che voi mi disprezzate! Susa, freddo a me. Sì. E mi sento come un Vesuvio, mi sento come una vulcana. Susanna, non dovete più pensare alle certe cose. Oh. Ah, Susanna mia. Amico mio. Che begli occhi. Oh. Oh. Ah, mio marito. Chi è? Marito. Ma come che faccia? Ce lo fuiemo. Sì. No, voi dovete andare giù. Ah, io vado. Sì, un attimo.
Prego, prego, accomodatevi. Mia moglie? La vostra moglie? Ecco, Picaro. Sanna, mi sono appena ricordato di avere un impegno pregresso, ecco. Per cui tu tornerai a casa da sola questa Perfetto, sera. Caro. Chiaro? Sì. Permettete che mi presenti? Sì, prego. Anatolio Albanese, capitano in congedo. Comandesi. Ecco. Bene. Sì. Che cosa facevate qui? Niente, ve lo giuro sul bene che voglio. Sì. Prego, prego, dovesse sì, le stavo prendendo per l'appunto le misure della vita. Sì. Le misure della vita? 120 di circonferenza. 52. 52. Sì, è un'abitudine di noi grandi sarti, si raddoppia tutto. Ma sì? Esagera un po'. Ecco. E che cosa le stavate facendo? Nulla, ve lo giuro. No, sì, sì, no, perché le ha fatto... Le stavo facendo un pantalone con gli sbuffi. Pantalone? Con gli sbuffi. Con gli sbuffi? Susanna. Sì. Susanna. Sì, caro. Quante volte ti ho detto che io non voglio queste cose eccentriche? Hai ragione, caro. Ricordati. Sì. Sei sempre la moglie di un capitano. In congedo. E in congedo. E allora, ricordati che si nasce uomini e si muore soldati. Sì, caro. Lo ricorderò, caro. Va bene, caro. Beh, come avete detto che vi chiamate voi? Volevo andare di là perché avevo da fare un po' di lavoro. Chiamate? Come? Come mi chiamo? Come vi chiamate? Già mi state chiedendo il nome. Chiedo scusa, sapete, ho tanti di quei modelli di carta nella testa che un pochino mi disturba la luce del giorno. Ho fatto una domanda difficile. Si chiama il nome? Il mio nome è Napoleone. Napoleone? Sì, Napoleone. Napoleone. Sì, caro. Un nome bizzarro. Napoleone! Sì. Napoleone! E come le prendete questa misura? Senza metro? Ce l'ho di là, lo prendo immediatamente. È giusto appunto, fatemi vedere anche qualche modello. Eccolo qua, il metro. Qualche abito. No, quelli sono tutti nell'altro atelier, sapete, abbiamo paura della concorrenza, quindi sì. Li abbiamo dismessi da questo. Ho capito, è chiaro. Sì. Bene. Allora dirò io. Sì. Come sarà questo abito? Dillo. Elegante, sobrio, semplice. Chiaro? Sì, chiaro. Bene. Volete che le prendi in particolar modo qualche misura? Sì. Prendete le misure del petto e dei fianchi. Ah, di questo potete stare certo, capitano. Le prenderò bene i fianchi e il petto. Bene. Di questo potete andare... Faccio uscite voi o esco io? Vi accompagno io, meglio, capitano. Meglio. Anzi, sì. Tornate a trovarci quando volete, vi farò magari Susanna. Un bel vestitino sì, militare. Che calata, ma che da bozza, ragazzi. Mamma mia. Mamma aiutami, mia. Susanna. Aiutami, non mi sento bene. Non mi sento bene. Venite qua. Oh mio Dio. Io non sapevo più che avevo fatto a Zanquello, Susanna. Ma in che condizioni, in che situazione mi avete messo? Avete ragione, mamma. Voi non potete, non ci possiamo fare niente. Voi non ve ne potete andare. Ma non certo che me ne posso andare. No, potete io farlo. Non me ne fui non proprio. Non esiste proprio, perché se mio marito ritorna e non lo trovo qui, le va a uccidere. Ma che caro. Deve uccidere? Mica lui è un medico che può uccidere Cristiano. Come fa? Ecco. Ma adesso che c'è? Ma perché? Ma è un'altra persona che li può riconoscere. Andate via, Susanna. Oh. Che te ne stavo? Ah, tu sì. Che te ne stavo? Tu sì. Che te ne stavo? Che te ne stavo? E te ne stavo? Ce la vogliamo chiedere alla porta. E tu sei un medico, che molto manda a me, che te ne stavo? Porta, che cosa hai? Ah, dottore, vedete, che te ne stavo? Che te ne sgraziere, Affitti i loghi tutto sfascete, no. Ma domani pure che te ne stavo? Bella, la colpa non è mia, la colpa è del Fabio, perché io ho detto al Fabio, mi raccomando, vai a vedere la porta. Quello la sapete che cosa ha detto? Ha detto, non vi preoccupate che io mi vado a mangiare e vengo. E questo non è mio, perché se... questo qua non viene, avete capito? Non, il sì, fatto non è mio, il fatto non è mio, il fatto di mai abbiamo la 18, prima abitavo una salta qua, salta senza pagare balanza, senza sì. Pagare. Dico piuttosto, lascia perdere queste cose che non mi fai innervosire. Ti sei accorto che... Dico ti sei... Tu non stai bene, eh? Io ti sei accorto che non sono solo? Ma a me si chiama? A me? Sì. Ma dove vai? Vieni qua! Bruno! Lui non se ne va, eh? Ecco. E allora io me ne torno di là!
e me ne torno pure non io. Non te ne torni da nessuna parte tu. Lui non te ne vai, lì da Nanza, ma piacere. Lasciami perdere, vatti da dovuto, fa scheda di palla. Eccomi qua, sono venuta per vedere l'appartamento. Oh, no, 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 spiegatevi, spiegatevi cosa sta succedendo. Altrimenti io posso pensare di tutto. No, no, sì. Non c'è niente da pensare. No, no. Vista, se mi fate parlare, mi avete subito aggredito. Io non. Ecco, la signora Susanna Albanese, questa è casa sua. Ed è una mia. E paziente. Possiamo sapere, signora, a cosa dobbiamo l'onore? Che cosa? Beh, certo, sono venuta per vedere l'appartamento. Il signore mi ha detto che era in affitto. Ah, il signore. È venuta a vedere l'appartamento. È venuta a vedere l'appartamento, ma ci dispiace perché questo appartamento non è più libero. L'abbiamo fittato, ecco. Vabbè, quindi. Vabbè, forse è il caso che vi presenti. Esatto. La signora Susanna Albanese è mia suocera. Sì. Piacere. 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 Quindi la signora è la vostra paziente? Certamente che sì. Sì, anche mio marito è paziente. Ah, e che te è vostro marito? E che te è marito? Un eczema. Una degenerazione dell'epidermide, diciamo conseguenza del parto. Del parto? Un uomo? Sì, non lui, la moglie. La moglie. Quindi signora voi siete madre? Sì, no. Assolutamente no. No, non è madre lei. No, il marito aveva detto io parto, nel quel senso. Quando è partito ha preso una brutta malattia, io ti ammazzo, ti uccido, sappilo. Ha preso una brutta malattia e quindi ha avuto un giramento di ossigeno all'interno delle bolle. Il sangue voleva, non si capiva più niente. E allora ad un certo punto ha avuto il classico giramento lì ed è sbattuto per terra. Ho capito. Va bene. Adesso se mi consentite vorrei continuare a visitare la mia paziente. Ma certo, per carità. Visitate la vostra paziente. Sì. Ma levatemi una curiosità. Voi come visitate? Con il centimetro visitate? No, signor, questo si fa proprio sulla pressione. Sì, forse è il caso che vi accompagni, sì. Perché io devo continuare a fare la visita. Certamente, ma sappiate, giovanotto, sappiate che io non dimentico, no? E solo che mi so comportare davanti alle persone strane. Arrivederci, cara. Signora. Signora. Saluta. Ecco, vi accompagno. Arrivederci. Dico a vostra figlia che vi verrà. Sì, dite a mia figlia che io sono passata di qua. Io non dimentico. Sì, lei non dimentica. Prego. Da questa parte. Ah! Venite di qua, correte, non potete vedere qualcosa che dice. Venite qui dentro. Che è successo? Oh mio Dio, sta arrivando vostro marito. Mio marito! Adesso ma perché continuate a correre come due? Mettetevi qua, Susanna. Ma sempre qua dentro. Sì, mettetevi qui dentro voi. Ma no. La colpa di disgraziati, io ti devo ammazzare a te. Stammi a sentire bene. Allora, tra poco da quella porta entrerà una persona che cerca che chiederà di un certo signor Napoleone, va bene? E chi è Napoleone? So io Napoleone. Tu sei Napoleone? Sì. Veramente? Ho detto, io non so Napoleone, tu gli dici Napoleone, è un modo di dire, no? Andate in guerra. Ma che guerra, cretino? Non c'è. Dici Napoleone, non c'è. Non c'è. Non può ricevere nessuno. Nessuno può ricevere. È chiaro? Ma raccomando a te a quello che dici. Non lo voglio vedere, mi raccomando. Madonna che c'è che dici. Madonna. Ecco. Napoleone non c'è? No, non c'è. E dov'è? È una buona parte andata a Waterloo, una buona parte andata a Sant'Elena. Ah, dottore, sì, quindi anche Napoleone è un vostro paziente? Sì, e ho delle cure verso di lui, purché lui abbia delle cure verso i miei riguardi. Ma non so più niente. Sì, sì. E ditemi un po', che rimedio gli avete dato? Il rimedio? Sì. Le docce. Le docce. Sì. E sentite, avreste un rimedio anche per me? Voi? Sì. Perché voi non state bene? No, io sto benissimo, solo che alle volte, lo sapete, io ho fatto la guerra in Abissina per la conquista dell'Etiopia, però adesso da quando sono in congedo mi capita di avere alcune perdite del sangue quando mi agito, ma soprattutto quello che non tollero sono delle perdite di parole, io non mi ricordo più quello che devo dire, mi mancano le parole, mi perdo. Mi avete un consiglio? Avete trovato un calcio di che vi porta, diciamo. No, secondo me i massaggi dovete fare. I massaggi. Sì. E in che cosa consisterebbe questi massaggi? E voi dovete fare bene i massaggi, voi l'avete mai fatti i massaggi? No. Accomodatevi qua, non fate. Adesso? Voglio. C'è dolore? No. Vabbè che io ho fatto la guerra in Abissina, la conquista dell'Egitto. Avete conquistato? L'Egitto. L'Egitto. Allora sì, voi dovete prendere una bella montagna di massaggiatore. Sì. Lo dovete stendere bello lungo a terra.
Quindi tutti, sì, tutti a terra? Tutti, no, no, solo quelle che dovete massaggiare. Voi prendete il massaggiatore, allungate a terra, salite sopra con le ginocchia e lo dovete massaggiare per ore e ore, ore e ore, ore e ore, ore e ore, ore e ore. Avete a vedere come circola il sangue dopo? E mi hanno avuto tutte cose. Voi dite? Sì. devo provare. Beh, Napoleone dov'è? Non c'è, oggi non lo potete vedere. Ah no, ma io gli devo assolutamente parlare. No, no, non lo potete vedere. Oggi non può parlare con nessuno. Beh, perché? Che sta perché facendo? Perché sta parlando con una certa baronessa. Una baronessa? Sì. Io pensavo che questo sarto fosse un sarto un po' improvvisato, quindi addirittura una baronessa. No, è un sarto buono questo qua. Oh, meglio ancora. Sì. Benissimo, allora andatemelo a chiamare, fatemi questa cortesia. E siamo che siete venuti a fare qua, voglio sapere. No, io gli devo parlare a proposito di mia moglie, una cosa mia. Non ho capito. Gli devo dire una cosa, io devo verificare che mia moglie non sia qui. Non ho capito. Devo verificare che mia moglie non sia qui. Ah, perché quella che stava qua è vostra moglie? Certamente. E via, facete venire da sola. No, l'ho accompagnata io. Provoco. No, dico, ma me lo vado a chiamare, non grazie, mi preoccupare. Grazie. Dottore! Ma basta, io esci da qua che mi sono sbucciato e sta qua in. Ma voi vedete dopo, io c'ho da fare! E devo stare chiusa qua dentro. La baronessa, immagino. La baronessa? Sì, permettete che mi presenti, Anatolio Albanese, capitano delle guardie. Ah, ho capito, bene, voi siete il signor Albanese, il marito della signora Albanese. Precisamente. E ditemi, come va il vostro eczema? Qual è il eczema? Non vedete l'eczema? Ma ci mancherebbe, io sto benissimo. Oh, vabbè, buon per voi, arrivederci, signor Albanese. Arrivederci. Oh, Napoleone, io proprio voi stavo aspettando. Sì, ecco. Venite qua. Sì, ditemi pure, signore. Ascoltatemi bene. Dunque, da non molto verrà una mia carissima amica qui. Non ho capito. Sì, verrà una mia carissima amica qui che deve parlare con voi. Non ho capito, voi che fate? Date gli appuntamenti nella mia sartoria così senza dirmi nulla. Sto dicendo, sto appunto, questo è perfetto. È perfetto. Perfetto per cosa? Sì, adesso vi spiego. Vedete? Sapete mantenere un segreto, giovanotto? Ma certamente che sì, prego, parlate, siamo fra uomini, si figuri, capitano. È un'avventura. Sì, è una piccola relazione con la donna con la quale, che deve venire qua, è un'avventura. Sì, ma guardate me, è un'avventura. Sì, cioè, se l'avventura mi ha ispirato a girarmi da un'altra parte, è un'avventura. Siete curioso, sapete, io sono sempre stato fedele. Ah, di questo non ho dubbi. Allarma. Nella vita allarma privata. L'allarma. Allarma, dico l'arma. Allarma, siete sempre stato fedele. Ma io ho fatto la guerra. È un'avventura. Sì, è un'avventura. Ho fatto la guerra in Abissina per la conquista dell'Egitto. Capisco. Anche un uomo, un soldato, si sente solo a volte, e quindi mi sono concesso delle piccole avventure. Ebbene, quindi gli avete dato un appuntamento qui? Sì, perfettamente un appuntamento. Forse mi sembra il caso, vedete, io sono un po' occupato oggi, avrei... No, assolutamente, ci mancherebbe. No. E deve venire qui, gli dovete fare anche un bel vestito, una cosa bella, aderente per mettere... Ma voi vi pensate che senza farina, stuc? Scusate. Vabbè, comunque, se proprio insistete, io, ecco, appunto, vi accoglierò. Vedete? Con io nel tempo... Ho studiato tutte le strategie. Ah, ecco. Sì, tutti i trucchi, li conosco tutti. Ho un fiuto straordinario per le corna. Ah, ecco. Deve ancora nascere l'uomo che farà festo a Anatolio Albanese. Sì, prego. Vedete, con questa donna sposata, io ho creato il trucco del cartomante. Del cartomante? Sì. Il marito stesso me la portava da giù, fino e sopra. Quell'imbecille! Ah, è imbecille, così su dici da su. Le leggevo la mano e poi la prendevo, la stringevo tutta quanto. Oh, che meraviglia, che donna. Ma che dico, la donna? E dico, vostra moglie non ha mai capito niente. ma ci mancherebbe. Perché voi siete una persona intelligente. Assolutamente. Io anche. E avete mai pensato che magari vostra moglie potrebbe ricambiare? Napoleone, che dite? No. Ci faccio tagliare a cup. Anzi, no, li faccio fucilare. Seduta stante, tutte e due. Va bene, forse credo che sia il caso. Sento qualcuno salire dal basso. Potrebbe essere la vostra amica. Io vi faccio. Come sto? Galantemente da parte, prego. Ah, buongiorno, mia cara. Questo è il sarto di cui vi parlavo. Napoleone?
la signora di cui ti ho parlato. Piacere. Rosa Paolicelli. Sì, che bello. Ma è proprio esso. È proprio lui. Sono sicura, mi avrà riconosciuto. Anatolio? Sì, cara. Ho lasciato il cane legato davanti al portone. Sì. Vi prego, scendete, slegatelo e portatelo a passeggio. Potete tornare fra un po'. È un po' umiliante. State dicendo? Vado, cara. Su. Corro. Su. Corro. Su. Sì, cara. Vado, corro, vado. Rosa. Chic. Vieni qui. Ma sei proprio tu. Vieni qui, saltami addosso, piccola. Che bello. Chic, che bello. Tu, proprio tu, che avevi conosciuto me quando studiavo medicina. A Napoli, certo. Ah. E come se mi ricordo. Però, che brutta fine che hai fatto. Eh sì. Com'è? Ti sei laureato in medicina e ti sei messo a fare il sarto? Eh sì, perché vedi, uno che fa sarebbe stato troppo scontato. Uno che fa si laurea in medicina e si mette a fare il medico, invece sai, il sarto. Ora ho capito, sei sempre stato bravo. Il mio bravo, chic, che bello, chic, che bello. Abbassa la voce, abbassa la voce, perché... C'è qualcuno che dorme? No, non c'è nessuno che dorme, però non è il caso di gridare. Oh. E poi adesso non sono né più chic e né più bello. Ah sì, perché ora come ti fai chiamare? Napoleone. Napoleone? Sì. Mio caro, tu non ti fai più chiamare Napoleone? Neanche più. Io sono Rosa Ponticelli, sì. Ma bensì la signora Ardito. Ardito, vieni qui, accomodati, accomodati. Grazie. Ecco, fammi sentire. Ricordo che tu eri sposata. Grazie al Signore, no. Accasata tutto il più. Ho incominciato innanzitutto col prendere marito. Così, una volta regolarizzata la mia posizione, l'ho mollato. Per un soldato, però. Un soldato? Dove l'hai trovato? Ma veramente, innanzi alla stazione. Mentre quel babbione di mio marito era andato dal tabaccaio a prendere le sigarette. Che ha fatto questo rumore? Pare di averla già sentita questa storia. Comunque, nessuno. Dico la storia del tabaccaio, mi pare di averla già sentita, però niente, comunque c'è un animale di là, ecco, uno struzzo. Animale, sì, uno struzzo che ho preso in uno dei miei viaggi. Struzzo? Struzzo, sì. Mamma. Fammi la notaia. Che cosa, scusami? Lo struzzo. Ah, lo struzzo. No, non è possibile, perché quella bestia è un po' nervosella. Non vorrei che magari vede una persona che non conosce e potrebbe diventare aggressivo. Sai, gli struzzi come sono, no? Conosciamo tutti gli struzzi. Struzzi. Ma dove vai? Gli vado a dire due parole. Ma dove vai? Sì, no, gli dico due parole. Senti come si deve fare. Lo struzzo. Allora, ascoltami. Gli dico due parole e torno subito, eh? Allo struzzo? Allo struzzo, sì. Ma dove vai, Chic? Noi ci capiamo, parliamo. Ma vieni qui. Vieni qui con me. Ci capiamo tanto bene. Madonna, andiamo qua dentro, sì. Vieni. Senti, da qua! Vi prendete il gioco della gente, voi? Ma chi è? Nulla, è la mia cassiera. Dovevate dirmelo che avevate intenzione di abbindolarvi e dovevate dirmelo che avevate l'amante! Quale amante? Amanti a me? No, amanti a... Per chi mi prendete? Carina? No, Carina, per chi l'avete presa, scusate? Nulla. Sapete che io state gridando? Sono una cliente e sono venuta qui per farmi un vestito. Un vestito? Sì. Ma è venuta qua per farsi un vestito? E che bella storia! Io caro, quando sei l'amante della propria chissà chi... Chissà chi a che? A lei! Cassiera? Sì, ma no, non lo dite in faccia. Cassiera? No! La prima cosa è che devi fare alle clienti affronti del genere! Dice cassiera, perché... Oh, io vorrei sapere quelle che ci faccio qua! È venuta per il vestito! Il vestito! Ecco chi è venuta, fammi sentire, con chi sarebbe venuta? Sono una femmina garbata, sì. E la prova che il signore non è nient'altro per me è che sono venuta qui con mio marito. Sì, no, che sei impazzita, sei! È venuta qui con il marito! E io vorrei essere proprio a vostro marito! È sceso a portare fuori a passeggio e doveva già essere qui! Ma che sei impazzita! Mannaggia la miseria! Ti racconto!
dove sta? Questo è un altro nostro giorno? La signora che era qui poco fa. E dove? E dove questa signora? Guarda, ragazzi! Non ti sopporto più! E lei? Susanna! Stop! Susanna, ti posso spiegare, Susanna! Imbecille! Susanna! Rosa! È finito, addio! Susanna, aspetta! Giulio! Susanna! Insolente! A me! Buffone! Mi sento poco bene! Rosa! Rosa! Oh mio Dio, Rosa! Ma non si è sentito bene questa qua! È moccata fuori! Mia madre dovrebbe essere... Rosa! Rosa! Vieni qui, piccolo. Ma che cosa stai facendo? Io lo sapevo, no. Tu sei il solito porco! 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 Già bene, aspetta! Ha preduttato questa canzone! Vera! Vera! E se fa me la signora! Signora, non potete stare a terra, signora! Signora, si prende il raffreddore, il rapigno, a cicci, a bobo, a bibibi, a bibibi! Signora, prego, svegliate! Signora! Ma signora! Madonna, la conosco! Questa è mia moglie! Mia moglie! È chiuduta mia moglie! Entrate, mia moglie! Ah! Marito! Madonna! Fare un altro in gioventù è una grande virtù. L'ho giurato e manterrò, è finita con l'amor, ma senza donne proprio no, non va, ma senza sola rosa fior non dà. Prendermi io, è incredibile, pazzesco, roba da pazzi, tutte a me devono capitare. E il bello è che io l'amante è come se non l'avessi mai tenuta, perché è una maglia busca da rinda, C'è mia moglie, sono 7 giorni che manca da sotto al tetto coniugale e non so che fine abbia fatto. Stefano, la porta. Signore? Sì. Stefano, chi ha bussato alla porta con questa... Ah, niente, era un malato che veniva per una visita. I ciaghiretti che voi oggi viste non ne facevate, la chiedete... Via. Hai fatto bene, non voglio... Ma che dè? Siete nervosi, siete agitati. Ci avevo detto, come avevo detto? Che avevo detto? È meglio che non givo, ballo du circolo. Eccoli. Sì, perché cosa? Quando sa fanno? Si devono saper fare. Che cosa, Stefano? Che cosa? Le cose si devono saper fare. Ma se voi mi avesse detto che non va a retruve, mi scaffo via il dorito vusto. Che cosa devi fare tu? Oh! Stai zitto, no, tu, nel mio letto, Stefano. Non è che mi faccio di schifo, però perlomeno avremmo salvato le apparenze. Ma Stefano! Oh, da posolane che n'ha chiamagnuta ancora! Stefano, come sono preoccupato. Mia moglie non si è più ritirata dopo quella giornata terribile. Sono 7 giorni che manca da sotto al tetto coniugale e io, secondo te, tornerà? Dottor, io sono sensibile. Voi avete cercato apparare questi problemi familiari. Dovete risolvere perché a me va bene da chiani. Io sono particolare. E mo hanno bussato. E voi che da aprire? Ah, ecco. Ah, Stefano! Sì? Vieni qua. Se non è per me, se è per me, voglio dire. Io non ci sono per nessuno, va bene? Ma nessuno? Per nessuno, manco se fosse il Papa. Manco se fosse un buco. Perfettamente. Prego, accomodatevi. E il signore non c'è. Il portiere ha detto che ci sta. Chi? Il portiere? Il portiere? Ma che ne vuole sapere quello zoticone, né un portiere? Ma vuole sapere, meglio un portiere di padrone mio. Ah, un padrone mio ha detto che non ci c'è per nessuno, ma... Giovanotto, andate a dire al padrone vostro che c'è Anatolio Albanese che le deve parlare urgentemente. Ma questo non capisci, il padrone mio ha detto che non giustifica per nessuno, ha detto manco si fosse un papa. E voi, chi era che la tenete? Ma papa non zitto. Giovanotto, poche chiacchiere, chiaro? Ah, io gli devo parlare a proposito di mia moglie. Io non volevo dire a nessuno a causa di sua moglie. In che senso? No. In che senso? Qui si muove qua, non sapevi fatta nusso. I fatti di padrone mio devono rimanere tra queste quattro mura. Ma vedono poco, bene, voglio sapere. Oh.
Sì, lui per questo mi ha domandato, è vero che ultimamente c'è un po' di burrasca in famiglia? È vero che la signora ha dormito fuori la tanotte? È vero che un signore non si è ritrovato stanotte? Ebbene, caro signore, io vi direi no. Non saccio di che parlato, perché io, caro signore, sono il topo segreto della famiglia. Che siete voi? Oh, ma questo inglese non capisce, top secret, topo segreto. Ma per cortesia, io già non vi capisco quando parlate in italiano, figuriamoci in inglese. Ma che cosa avete detto prima? Che la moglie del dottore non... E voi come sapete che l'amica del dottore non si era trovata? Eh? Avete detto voi prima? Io l'ho detto, non dici, vedi? Sono attenti, è chiaro? I pazzottici. Ah! Oh, ma io non mi muovo da qua, è chiaro? Oh, e vediamo se conta più la parola di un cameriere o di un capitano. Oh, io devo parlare con mia moglie. Questo è l'orario di visita, per cui io devo parlare con il dottore perché gli devo spiegare. Devo risolvere il problema con mia moglie. Capitano, concedo. La porta di questa casa non si apre per nessuno fino a quando un dottore non trova la migliore suya. Ma vedono poco. Hanno bussato e vado ad aprire. Speriamo che mia moglie così posso risolvere la situazione. Prego, prego, accomodatevi. Stefano, dite al dottore che noi siamo qui. Certo, sarà molto contento di vedervi. Ah, beh, sei contento, no, sono fatta suio. Baronessa, ci rincontriamo. Salve. E quindi anche voi siete paziente del dottor Matrella? Paziente del dottor Matrella? Sì. Ma per carità, il dottor Matrella è mio genero e la signora qui presente è sua moglie. Nonché mia figlia. Oh, la signorina è la moglie del... Permettete che mi presenti, Anatolio Albanese, capitano in congedo. Piacere. Bene, io immagino che adesso voi dobbiate parlare. Sì, dunque, io adesso tolgo il disturbo e magari vado da lì, in quella parte, allo studio. Andate dove permesso, volete. Con permesso. Mamma mia, ma stupernacchia, se ci sei ballanzi, ma chi è, poi vorrei sapere, chi è? Mi raccomando, vera, mi raccomando. Quando arriva tuo marito, dura e risoluta, Dura e risoluta. Vera! Eccolo qua, Vera! Eccolo qua, amore mio! Amore! Mi raccomando, Amore mio! Ascolta! No, chiamala, levatevi di mezzo! Fermatevi! Vera! Fermatevi! Ma che fermate? Oh, vi dovete calmare! Sei io, vedi che cavalli da calmare, vi dovete calmare! Suocera, per cortesia! Nessuna cortesia, non vi fate nessuna illusione sul motivo della vostra visita! È inutile che mandate in voce! Ma come sarebbe a dire? Fate silenzio! Io e mia figlia abbiamo parlato e raccontato. Benissimo, avete parlato! E certamente, anche perché io conosco i miei doveri di madre e pertanto ve l'ho riportata! Ah, e questo vi fa onore! E certamente! Ma adesso... No! Fermatevi! Stavo dicendo che io e mia figlia abbiamo parlato e ragionato a lungo, sì. E alla fine abbiamo preso una decisione. In un primo momento io avevo creduto che fosse più opportuno che mia figlia venisse a vivere da me. Vera. Sì, ma poi ci ho pensato. Ci ho pensato anche di tenere scusa, ma noi perché dobbiamo far parlare la gente? E quindi? Quindi per non dare scandalo vivremo sotto lo stesso tetto. No, noi insieme a voi. Io vivrò con voi. Ah, sarà bellissimo, e sarà. Ci mancava scritto mamma da qua dentro. Sedetevi e calmatevi e ascoltatemi attentamente. Ascolto. Sì. Da oggi in poi in questa casa comando io. Ah sì? Sì, perché praticamente questa casa verrà divisa in due parti uguali. Da un lato ci saranno le donne, mentre dall'altro lato ci saranno gli uomini. Ah. E questa, diciamo, sarà la zona promiscua. Ah. Sì, è in questo modo che intendo da oggi regolare la nostra vita. Ah, bene, ma molto bene. Ci mancava chi ci regolava la vita dentro casa. Eh? Abbiamo pure diviso le donne da una parte, i maschi dall'altra. Ah, sapendo di che cosa mezza. Vera, ma poi tu che cos'hai da rimproverarmi, cara? E ti non pure coraggio la domanda che so che te non provo. Ti dite pure un coraggio? Ma non me ne sto parlando con voi, sto parlando con vostra figlia. Ecco. State facendo, per piacere. Prima di tutto, poca confidenza con mamma. Va bene. E poi voglio ricordarti che ti ho trovato in una sartoria che abbracciavi un'altra donna. Ma non erano le mie, ma avevano consegnato. Perciò io ti mi abbracciavo. Se tu avessi guardato bene, ti saresti accorta che io non ce l'avevo proprio tecnicamente abbracciata quella donna. Che vergogna, mamma. Che una sartulella. E me le presenta pure come i suoi pazienti. Ma che cosa c'entra? La donna con la quale mi avete trovato voi era la moglie del signor Albanese. Mentre l'altra... È la seconda. È la moglie del signor Albanese. E che dai, bigamo! Sì, cioè... No, facetevi fatta vostra. Sì.
siete voi che mi fate imbrogliare. Oh. Siete voi che mi facete imbrogliare soprattutto cose. Vera, per piacere, io voglio restare da solo con te perché io là ho il diritto di poter parlare con mia moglie, chiaro? Beh, quindi, sciò da qua. Se voi pensate che io vi lascio solo con mia con vostra moglie, voi ne avete capito proprio niente. E invece è un mio diritto. Vera, forza. Mamma. Piacere, battendo dalla cussia non darei niente a dare un provarà. Ecco. Sei sicura? Sì. No, perché io ti conosco. Io ti conosco, tu ti fai convincere. E va bene. Me ne vado, sì. Ecco. Me ne vado. Vado. Ma solo perché me l'ha chiesto mia figlia. Sì, sì, certo. Me ne vado. Non me lo volesse io. Madonna, mi fa. Ma me ne vado. Non formo neanche, non formo neanche, ci avessi a cadere. Bene. Vera. Vera, cara piccola mia, tu mi devi credere. Ecco, quelle donne con le quali mi hai trovato erano un esperimento medico, scientifico che io stavo facendo perché non potevo farlo, l'ho dovuto fare per forza all'interno. Facile parlare adesso, troppo comodo, caro. Eh sì, però Vera. Avete finito? Oh, Madonna mia. Non abbiamo ancora finito, stiamo ancora parlando. Cortesemente, se ci volete lasciare da soli. Nuda una vedenza. Nuda una vedenza su Cusarella in desecata. A me Cusarella in desecata. A me Cusarella in desecata. Ma come mi parla tua madre Cusarella in desecata a me? Vera. Vera. Senti. Io ti stavo dicendo che quell'esperimento che ho fatto è un esperimento che non mi è riuscito. Vedi, la donna soffre di una malattia molto particolare, un'epidermide, epidermidosa, che per la quale bollosa, oltretutto emorragica, terribile. E allora io, per fare questo esperimento, gli ho dovuto mettere una camicia medica, scientifica, per farla guarire. Non ti credo. Un esperimento che non mi è riuscito, però evidentemente nel modo. Avete finito? Ecco qua. Avete finito tutto questo tempo? Lei ma no, ma no, Providencia mi dà la strada solo, può piacere che stiamo parlando io e mia moglie, è chiaro? Cafone. Ah? Cafone, voi siete soltanto un cafone. Sì, sono cafone, sono cafone, sono cafone. Oh, senti Vera, adesso mi sono stancato, va bene? Cosa? Sì, mi hai scocciato. No. Tutto si scocciò. Vedi che se sta una persona che si deve scocciare, quella sono io che ho subito l'offesa. L'offesa? Allora, adesso basta. È così. Faremo come ha detto la mamma. Va bene. Poi con il tempo dovrò indagare. Indagiamo. E se scoprirò che quello che hai detto è la verità, forse le cose potranno tornare come prima. Forse. Va bene. Oh, quindi adesso ci calmiamo un pochino, dai. E perché... facciamo pace? No. Va bene, facciamo come hai detto tu. Aspetteremo che tua madre abbia scoperto quello. Tanto non scoprirà niente tua madre perché non c'è nulla da scoprire. E poi vedrai che le cose saranno esattamente corrispondenti alla verità che io ti ho già detto. E adesso, Vera, facciamo un pace. No. E dammi un bacio. No. Un bacetto piccolino. Sei un angelo. Tu sei il diavolo tentatore. Napoleone con la moglie del dottor Matrese. Disturbo? Che c'è? Disturbo? C'è un signore. Ma che signore? Oh, Madonna mia, aspetta qui. Oh, capitano, ma che bella giornata. È vero? Sì, bella, una giornata invece, di sole. Invece di perdere tempo, a che punto sta il vestito di mia moglie? Quale vestito? Sì, un attimo solo. È appunto quello che ti dicevo prima, caro, un vestito medico che ho fatto, ho confezionato, cioè ho messo a punto scientificamente per... La moglie, va Vera, perché c'è? Oh, bene, di nuovo a mettere cose in testa che non esiste. Sì, sì, no, un attimo solo, Da qui non ti passa, mi dispiace. Napoleone! Napoleone! Buongiorno! C'è il dottore. Napoleone, ma perché il signore ti chiama Napoleone? Vera, questa è gente che non conosce il nome di una persona e se ne vende un'altra, mi chiama Napoleone. Oh, senti come grida tua madre, non l'hai sentita? Ti sta chiamando, quella se la prende con me. Vieni di qua, mo che te facciami conta. Ci accorgi. No, dico, li avete visti? Bella, avete visto Giobella? Bellissimi. Una meraviglia, ma scusate, voi non dà fastidio? No. Voi avete ragione, le mogli vanno controllate meglio. Io proprio perché non l'ho controllato. Quel ma pigliate ma lassù. Per un salto? No, per un militare. Ah, pure? Sì. Allora mi permetta se glielo dico, però è una donnina allegra. Ah, sì, vi ci scritto la rena, pastrut.
voi dovete sapere, carissimo signore, che io quando l'ho incontrata, quella per la felicità è sbattuta in terra. E io sono felice di averle trovate. Sono contento, bravo, un cornuto contento. Non ho anche capito. Com'è? No, dico bravo, bravo. Ah, grazie. Bravo. Bene, bene. Ui. Mamma mia, questo sta ancora qua. Chiedo scusa, capitano. Di che cosa sei venuto a fare? Che sono niente, ti volevo dire una cosa che. Vabbè, vi presento. Napoleone? Sì. Sì, sì. Venite qua. Vengo là. Stai zitto. Ascoltatemi bene, Guardate, mettete orecchio. Sì. Io sono venuto qua perché questo è l'orario di visita di mia moglie. Io devo risolvere quel problema con Rosa Paolucelli. Capisco. Benissimo. Io speravo di poterla incontrare con l'aiuto del dottore, ma visto. Ah, del dottore. Del dottore, ma visto che voi siete qua, il sarto. Il sarto, io e sarto. Io approfitterò del vostro aiuto. Ah, vabbè. Certo. Io sono a vostra completa disposizione. Perfetto, eccellente. Non vi preoccupate, ditemi qualunque cosa voi vogliate. Io sono pronto ad esaudire amichevolmente qualunque vostro desiderio. Date la vostra parola d'onore? Parola d'onore, prego, parlate. Oh, fidatevi. Voi dovete semplicemente dire di essere il marito di Rosa Paolucelli. Che si malata, sì. Ma come vuoi fare un capitano? Ma vi sembra che io vada a dire alla signora la moglie? Ma mi avete dato la vostra parola d'onore? Ma la moglie del dottore, quello mi sciopaga, ma me che state scherzando? Io però devo risolvere questo problema. Vabbè, ma ve lo risolvo io il problema. Ci penso un attimo, aspettate. Bruno, vieni qua. Tu ti sembra sì, mi raccomando. Perché? Sì, perché il signore, il capitano, capite che è una persona molto. Sempre sì. Tu ti sembra sì, non ti preoccupare. Devi andare, dice sì, hai capito? No, non devi dire no. Sì o no? Sì e no. Sì e no, sì e no. No, devi dire sì, ma non c'ho la miseria, mannaggia. Prego, vieni da questa parte. Sì. Il capitano Anatolio Albanese e il mio amico Bruno. Sì. Bene, parlate. Ti deve parlare di una cosa. Ti ho spiegato? Sì, privata, alla quale certamente il mio caro amico Bruno potrà dire che no. Che non si tratta di soldi. No. Che burlone. Che burlone. Sì, burlone. Bene, avete spiegato? Sì. No? Sì. Prego, perfetto. Prego. Allora voi mi dovete fare questo piccolo favore. Ecco, sì, piccolo. Grande favore. Piccolo e grande, è metaforico. Però manteniamoci, mi raccomando. È molto semplice. Al momento opportuno voi darete una fotografia a una signora. Voi dovete semplicemente dire che siete il marito di una certa signora. Così ma scusate, allora non hai capito niente. Mi mangi tutta Miguel. Stai zitto, questo qua c'è pieno di soldi. Sì. Questo è uno che ti può aiutare a fatta tutto quelli pur carità di schedin con Lazzaretti. Sì. Oh, bravo, di sempre sì. Ecco. Scusate, la signora vorrebbe conferire con lei. Arrivo a conferire immediatamente, vi lascio in ottima compagnia. Dopo conferiamo. Mi raccomando, sì. Sì. Allora, dunque, beh. Chiaro? Sì, se fa sapere almeno questo com'è. È bellissima. Allora mi raccomando, dottore, al momento opportuno voi darete questa fotografia. Non vi preoccupate, mettete in tasca, non la perdete. Sì, mettete in tasca. Prego, accomodatevi, la signora. Tu qua! E allora posso anche andarmene! Ma Susanna! Vieni qua! Io sono innocente! E quest'uomo lo può dimostrare! Innocente! Lo dirai in tribunale se sei innocente! Faccia vedere la fotografia! Sì. No, non voglio dire proprio niente! No, ma faccio vedere! Faccia vedere la fotografia! Sì, prego! Lasciatemi perdere! No! Non prego, detto prego! La signora Paolucelli! Ah, mia moglie, prego! Madonna, mia moglie! Buongiorno, caro! Buongiorno! Signore, vi presento mia moglie! Sono occupato da fare adesso! Signora, vi presento mia moglie! No, lasciatemi perdere! Che è un nuovo gioco di società, è ma quindi. Quanto sei babbione! Sinta ma sciomannine che gli è meglio! Sciomannine, sì, che è meglio! Andiamo via! Voi qui! Vedo che continuate col vostro bel messino! Non cade! Tu continui a mentire! Ma come si permette? E tu non dici niente! Ma Rosa, ma sei impazzita a venire in casa mia perché? In questo modo? Ma perché? Sono venuta con mio marito! Ah sì, volessi proprio vedere questo tuo marito! Eccolo! Ah, così che lui sarebbe tuo? Certo! Perché che te la risultati? Niente. Guarda mamma, che scandalo! Mi porta a casa le sue sartine! Oh mio Dio, ma quali sartine? Sartine! La signora! Io? No, la signora! Io? La signora è mia moglie! Appunto! Ah, beh, se la signora è vostra moglie, allora vi siete proprio un cornuto! Vabbè, la signora è mia moglie e mi raccomando come parlate di lei! Ah, sì? E allora siete un cornuto pure voi! Io che ci ho pure lasciato la fotografia,
Dottore, mi ridia quella fotografia lì. No, mi ah, la fotografia. Sì, sì, no, la guardate. No, la voglio vedere. Non la guardate. E ho detto non la guardate. Questa assomiglia a mia moglie. Ma cosa vuoi che mi importi di queste? Ma non mi importa niente di questa fotografia. Rosa, vedi come gli somiglia. Te l'hai guardata. Ma questa sono io. Ma chi te l'ha data questa foto? Il signore. Ma allora è giusto, vero? Ma spiegherai in tribunale. Stai. Susanna, io mi dici. Oh, zitta. Susanna! Qui mi sembra veramente una gabbia di matti. Andiamo via! Sì, tutti i matti, forza! Tutti i matti, andiamo sì, via! Andiamo, matti! Incredibile! I cornuti sono tutti qui dentro. Signore, visto basta che continuate a mentirmi, noi andiamo via. Cusaremo mamma dice. Stefano, andiamo! Cusaremo a dire andiamo via, mamma Stefano! Certo, noi andiamo via e mia figlia verrà con me. Avete capito bene? Sì, signore, vado via anch'io. In questa casa c'è troppa confusione. Vorrà dire che io mi rifarò una vita con vostra suocera. Per quanto riguarda vostra moglie, poi si vedrà. Poi si vedrà. Sì. Poi si vedrà. Sì. Poi si vedrà. Sì. Sì. Ciao, bella, ciao. Sì. Ma c'è... Sto mascherando da cavaliere. Ma tradito pure esso. E sono rimasto solo. Non c'è che dire. I proverbi antichi non si sbagliano mai. Chi troppo vuole, nulla stringe. Fare un anno in gioventù è una grande virtù. L'ho giurato e manterrò, è finita con l'amor. Ma senza donne proprio no, non va, ma senza sol la rosa fior non dà. Prendermi vo però un bacio qua, un bacio là. Ma senza donne proprio no, non va. Ma senza sol la rosa fior non dà. Dunque giurar non mi convien, guai che giure non mantien. Bimbe mie, dico ben.